Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Vans Do It Fun riguardo alle camperizzazioni. Io sono Ale, alias Mastro Marmotta, e oggi ho deciso di fare un video un po' diverso. Cioè, non è completamente fatto da me, ma per chi vi parlerò di un letto per bambini fatto sui tre sedili davanti. È un letto sospeso, l'ha fatto Lorenzo Zanghinelli. E su Instagram Zangiomi, quindi se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, scrivete a lui, vi metto il link qua nella descrizione del video, così potete chiedere meglio delucidazioni. Perché si fa un letto nella parte anteriore? Perché se uno ha un furgone, come ad esempio il mio, col tetto fisso, quindi non a soffietto, e hai semplicemente i due posti, ok? Avete magari già visto negli altri miei video come ho organizzato il mio van, questo qua diventa un letto matrimoniale. Cioè, che è una piazza e mezzo, però ci si dorme in due adulti. Quindi lo spazio restante può essere quello davanti e volendo anche uno spazio qua in caso di bambini piccoli e di rinuncia alla cucina. Io non avendo figli non ho neanche avuto la necessità di fare un letto nella parte anteriore, quindi lascio a lui che ha già fatto il lavoro. Soluzione per un lettino per sfruttare i posti davanti. L'idea è di fare una brandina sospesa. Qua abbiamo messo la testa del letto, anche si può decidere che per mettere le gambe. Comunque sono due pezzi uguali, uno di qua e uno di là, e dove abbiamo messo dei manici di scopa, che sono questi, comprati al Brico, costo irrisorio, e per fissare il tutto cordino con due buchi, dove abbiamo fissato da una parte qua al poggiatesta sgangherato di questo vecchio van con moschettone, quindi tacca e stacca, quando viaggio ovviamente lo tolgo, e da questa parte qua sono andato a mettermi dentro la vite del poggiatesta, che ho semplicemente svitato. Sono andato a prendere questo gancio e via, anche qua attacca stacca. Moschettoni, se volete prendetene i migliori, questi fanno schifo, li odio. Invece qua, per dare più stabilità sotto, altro foro, e sono andato a mettere un altro cordino sotto sedile in modo da avere più stabilità per far sì che queste assi non escano. Infatti, ho messo delle camber, semplicemente due camber con due fori passanti. La branda è fatta semplicemente, si prendono le misure dopo che vengono fuori in base all'asse che fai. E è stata fatta, niente, due asole cucite doppie in modo che abbiano più resistenza, sopra con un telo diciamo un po' più elastico, e sotto ho messo un altro tessuto, un po' più, tipo quello delle sdraio, non neanche, insomma, comunque non elastico, in modo che faccia da supporto e non ci siano né doghe né altri pezzi di legno. Dall'altra parte, stessa identica cosa, quindi testiera e là al gancio, e sotto sono andato a fissarmi in modo da essere ancora più veloce alla leva, se me la mette a fuoco, alla leva per alzare e abbassare il sedile, in modo che la sfilo e sono a posto. Altra cosa che ho messo, perché ovviamente abbiamo una bambina piccola, è questo telo cucito insieme, quindi tutto insieme, tutto un pezzo unico. Questo telo che fa sì che il bambino non vada a toccare i comandi o semplicemente non cada. Altra cosa qua è il cordino, niente, sempre nello stesso moschettone, quindi è solo un attacco solo una volta, cioè è tutto dentro qua, scorre e via. E questo è il lettino, il violettino, decorato e via. Quindi buonanotte a tutti. Bene, spero che questo video vi sia risultato interessante. Qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, commentate qua sotto oppure scrivete direttamente a lui. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube e continuate a seguirmi e guardare tutti i video dove cerco di spiegare passo a passo tutte le fasi della camperizzazione e di cosa si può fare. Ciao, alla prossima!